frattempo, da quando sono state assunte le altre decisioni, che era quella della gara, tutto quanto, un po' il mondo nel frattempo si è cambiato. Il sistema è cambiato. Qualche esperienza in giro l'abbiamo vista, qualcheduna con esito positivo, qualcheduna con esito negativo. Quindi credo che non ci sia assolutamente nulla di male, anzi, è auspicabile che si ritorni un attimino su questa decisione. Si valuti attentamente quelle che sono le potenzialità di TPL. Noi abbiamo 430 dipendenti da tutelare e un'azienda da tutelare, una realtà che non è indifferente, che abbraccia tutta la provincia e quindi interessa tutti i comuni. Quindi, in primis, bisogna fare un atto ovviamente di responsabilità, che è quello di vedere la società come riesce a sostenersi, quali sono le sue possibilità. Capire una sostenibilità anche da parte della regione, venendoci incontro su quelle che sono le modifiche anche delle leggi regionali e per quanto è possibile possano intervenire anche su quelle nazionali. Vi faccio solo un esempio: si diceva che senza un affidamento, senza una gara, scusate, senza una gara. Avrebbero tagliato il contributo, una percentuale sul contributo, che sarebbe stato per noi deleteria, perché voleva dire va bene l'affidamento in house, ma i comuni devono mettere mano al portafoglio. Sappiamo che purtroppo i comuni non hanno tutte queste risorse a disposizione, che quindi fanno tutti un po' Savona in primis, ma anche gli altri comunque un po' di fatica ormai a recuperare risorse pubbliche, diciamo, lo sappiamo che esistono. Vediamo soltanto Savona che per il contributo per il trasporto pubblico versa tutti gli anni 780 mila euro, più paga ancora altri 250 mila euro, 240 per vecchi problemi ancora di quando era CTS. Aggiungere altre risorse la vedo abbastanza difficile. Però con questo non è detto che per forza con un affidamento in house gli investimenti vadano fatti tutti subito e con risorse proprie, ci sono anche altre forme di finanziamento, quindi direi apriamo a tutte le varie prospettive che ci possono essere. Ovviamente dobbiamo, in questo caso qua, chiedere la disponibilità della provincia per capire anche loro che possibilità hanno e quale disponibilità ci danno. Quindi dalla riunione di oggi è sorta la necessità di chiedere urgentemente un incontro alla provincia. Ma una sigla dei soci o solo dei comuni? Due, allora, uno la provincia, dopodiché estendere a un'assemblea con i sindaci della provincia, in contemporanea, chiaramente su due tavoli diversi, fare un incontro sindacati, sindaci della provincia, perché ognuno rappresenti un po' quelle che sono le proprie aspettative e quali sono le varie problematiche. Dopodiché, a questo punto, dare un input preciso al consiglio di amministrazione che dovrà essere nominato entro la fine del mese, perché la parte del leone la dovrà fare ovviamente, la dovrà fare poi la società e quindi il consiglio di amministrazione vero e proprio. Affiancare il consiglio di amministrazione a un tavolo tecnico formato chiaramente anche da chi ha maggiore esperienza all'interno dei dipendenti di TPL per coadiuvarli in questa scelta e come apporto, diciamo, di natura prettamente costruttivo, dopodiché a breve quindi arrivare con un esito della fattibilità o meno di questo progetto per l'affidamento in house. Ma quanto tempo avete prima che, diciamo, la gara nasca?